Ciao a tutti, allora sono di nuovo qui e ho fatto un po' di fatica a trovare una location oggi. Perché C'è una luce di merda e vabbè. Allora, sono qui per un video sono qui per un video di Libri cercano casa, ovvero ho intenzione di vendere un po' di libri perché nella mia vita da lettrice ne ho accumulati troppi. Quindi sto facendo una selezione e ho pensato di proporvi un po' per fascia di prezzo, diciamo, perché ne ho veramente tanti e adesso vi mostrerò quelli che, diciamo, costano di più e che sono molti, alcuni neri pozza e altri che ho trovato che sono in buone condizioni, che diciamo sono praticamente a metà prezzo. Allora, iniziamo. Non sono libri che non mi sono piaciuti, ma ho soltanto, diciamo, cambiato un po' opinione sul fatto di tenere là un sacco di libri che magari potrebbe leggere qualcun altro e avere troppi libri in casa sta iniziando a farmi venire un po' di, non lo so. Voglio tenere solo quelli a cui tengo tanto, tanto, tantissimo. Allora, iniziamo con Clara Sanchez, Le cose che sai di me. Il prezzo di copertina era 18,60 euro e io ve lo faccio a 5 euro. Poi, un altro libro che ho deciso di vendere a 5 euro. È un affarone, è questo, Il serpente d'Indio di Nikolaj Lili, e il prezzo di copertina era di 20 euro, quindi insomma, sicuramente un'offertona. Poi andiamo avanti con un thriller, Muori con me, che è della Giunti e il prezzo di copertina era 12,90 euro, 5 euro perché comunque è in buone condizioni. Andando avanti, un altro libro che Ossessione, sempre a 5 euro, il prezzo di copertina era 11 euro, è praticamente come nuovo. Aspetta che mi avvicino, cioè, purtroppo c'è un po' di riflesso. Andrew Marlowe è uno psichiatra di fama, sposato al proprio lavoro, conduce una vita solitaria e ordinata. La sua unica vera distrazione è la pa passione per la pittura, che pratica da dilettante senza estro. Quando Robert Oliver, tormentato dal genio dell'arte, viene affidato alle sue cure, dopo essersi scagliato con furia contro un quadro raffigurante lei del cigno, l'equilibrio di Marlowe inizia a disfarsi. Un fitto mistero avvolge Robert che si rifiuta di parlare ma disegna di continuo una donna dal viso antico e lo sguardo triste. Chi è? Eccetera, eccetera. Poi andiamo avanti con un po' di libri della Neri Pozza, che come sapete non è poi così economica. Quindi, allora, ho deciso di vendere una serie di libri di Della Chevalier e ognuno di questi a 5 euro. Allora, uno è La ragazza con l'orecchino di perla. Poi, Quando cadono gli angeli. Ops, scusate. La dama e l'unicorno. Poi passiamo a delle altre autrici. Allora, un libro è di Lucy Foley, non so come si pronuncia, Il libro dell'amore perduto, sempre a 5 euro. Un libro di Geraldine Brooks, I custodi del libro, sempre a 5 euro. Poi Agnes Brown Mamma di Brendan O'Carroll. Questo sapete, ne sono usciti parecchi. Io alla fine ho letto soltanto questo, però vabbè, l'uccido qualcuno di voi.
Poi di Ren dice, oh, oddio, mi cade tutto. La nonna vuota il sacco. Una storia ebraico-tedesca del XX secolo che ci fa ridere, ci sconvolge, ci commuove. Allora, questi erano quelli libri che metto in vendita per 5 euro e vi lascio i miei contatti qua sotto. Considerate che uso molto di più Instagram, quindi se mi cercate su Instagram facciamo prima. E come metodo di pagamento PostePay e in più ci mettiamo il piego di libri, quello che preferite voi, raccomandato o niente. Poi se ne prendete più di uno ci mettiamo d'accordo, insomma, dai. E niente. Se volete qualcuno di questi libri, scrivetemi qua sotto e poi vediamo come sentirci. Un bacio e alla prossima! Ciao ciao!